Bene. Allora, il tempo che ci rimane, intanto se c'è qualcuno di voi che vuol fare qualche domanda, prego, e così vediamo se poi ci rimane qualcosa per fare la conclusione. Prego. Sì, grazie. Grazie a Deborah. Il nostro segretario è per dovere qua, quindi grazie a tutti comunque. Volevo fare un quiz a Deborah. Far sentire un piccolo estratto, una clip del discorso di un personaggio politico e vedere se sentendolo riconosce e se condivide quello che dice, eventualmente se può aggiungere qualcosa a questo intervento. No, scusate. No, perché no, vi spiego, era diciamo quando Deborah ha esordito a Roma, è stato un intervento applaudito da circa durante i 15 minuti, 20, sei stato applaudito mi pare 24 o 34 volte, no? Quindi è stato un evento. E, tra l'altro è una cosa preparata con Deborah, quindi non è che... no, volevo dire appunto se condivide ancora quelle parole che ha detto, quei concetti, e se alla base del Partito Democratico volevi aggiungere qualcosa a quei concetti, a quelle idee. Grazie. No, beh, li condivido tuttora e credo anche che... Io credo che il problema di questo partito non sia stato Walter Veltroni. Io credo che sia mancata la leadership intesa come il mezzo per una linea politica di sintesi. Siamo apparsi come un partito lontano dalla realtà, dalle cose reali. Non siamo stati capaci ciascuno di parlare oltre il proprio elettorato. Mai una parola chiara, mai una linea netta e soprattutto mai una linea unica. La diversità è la ricchezza del nostro partito, ma io chiedo a questo partito di imparare a votare, di imparare ad assumere decisioni, se necessario anche solo a maggioranza, se necessario anche lasciando a casa qualcuno. Io dico che dobbiamo imparare a parlare unitariamente da PD. È giusto il dissenso, è giusta la scelta di coscienza, ma la libertà di coscienza non deve essere il paravento dietro il quale nascondersi quando non siamo uniti. E dobbiamo smetterla di pensare che il nostro problema sia soltanto come comunichiamo ai giornali, perché non è così, perché ci mettiamo tanto del nostro. La verità è che in questi pochi mesi di vita del Partito Democratico, almeno io ho avuto la netta impressione che l'appartenenza al nuovo partito fosse sentita molto di più dalla base che dai dirigenti. Abbiamo bisogno di una nuova generazione politica che non è solo una questione anagrafica, ma è una questione di mentalità. Una mentalità che non sia ancorata alla difesa dell'identità, ma votata alla costruzione convinta del Partito Democratico. Una mentalità che è difficile riscontrare, io lo credo, in quelli che per anni hanno vissuto come ad opposte fazioni. Noi non possiamo riconoscerci in chi pensa che gli immigrati siano i criminali. Noi non possiamo riconoscerci in un paese che non investe nella scuola, nell'università e nella ricerca. Noi non ci possiamo riconoscere in un paese che pensa di superare la crisi economica solo prendendola più allegramente. Va bene, brava. Beh, comunque, brava. Voi cerchiamo di contestualizzare, insomma, era un momento particolarmente complicato, difficile, dove sembravamo quotidianamente incartarci sulle nostre divisioni, i nostri personalismi. Io credo che un bel po' di strada è stata fatta, tanta ne dobbiamo ancora fare, lo ricordava anche Lorenzo,
Però insomma tutto il lavoro che è stato fatto dai nostri militanti, dai dirigenti va premiato, dopodiché credo anche che questa maturità che noi stiamo conquistando sul campo quotidianamente vada, come dire, è una conquista che vada fatta anche dai nostri dirigenti, insomma, i quali devono meritarsi la base che hanno, ecco, devono meritarsi anche il nostro orgoglio e il nostro consenso quotidianamente, facendo delle scelte che non siano legate soltanto, come dire, al risultato personale della politica, ma al bene comune, a quella politica per servizio che tanti italiani ci chiedono di tornare a fare, insomma, quotidianamente. Allora, se siamo diversi, torneremo a fare quella politica lì, ecco. No, c'era la signora che voleva sapere sulla TAV. Dov'era? Ah, è qua. Sì, scusi, non la vedo. Prego. Ma allora io non sentiamo. No, io ho capito. Qual è la posizione del partito sulla TAV? Allora, io posso dirvi la posizione del Partito Democratico che è stata anche discussa nella Consulta Nazionale dei Trasporti che il Partito Democratico ha messo in piedi. Allora, il Partito Democratico è da sempre favorevole ai grandi corridoi europei. In questi corridoi europei, che sono sistema ferroviario e sistema autostradale, c'è anche la TAV, il cosiddetto Corridoio 5, che tra l'altro è il cosiddetto progetto prioritario 6, perché io faccio parte tra l'altro della Commissione Trasporti al Parlamento Europeo, quindi sono abbastanza, come dire, competente a parlarne. Vi faccio solo una piccolissima premessa, non è una lezione, ma solo per capire perché anche personalmente sono favorevole a un'infrastruttura del genere. Lo sono per diverse ragioni, ma la scelta che ha fatto l'Europa addirittura agli inizi degli anni 90 fu quella di individuare delle grandi direttrici che potessero integrare l'Europa dal punto di vista dei trasporti, della logistica, e quindi potessero unire gli Stati europei trasportando merci e trasportando passeggeri. A questo proposito individuò 92 direttrici importanti. Queste 92 direttrici importanti poi, anche per mancanza di soldi, sono diventate 30, per cui in questo momento ci sono 30 progetti prioritari, 30 grandi direttrici, non tutte ferroviarie, ce ne sono alcune che sono solo autostradali, altre che sono solo ferroviarie, altre che sono sia autostradali che ferroviarie e altre che sono solo marittime, le cosiddette autostrade del mare. Allora, in questi 30 progetti prioritari ce n'è uno di cui ci stiamo occupando in questo periodo, ma insomma lo facciamo dal 1992 praticamente, ed è il Corridoio 5, anche detta TAV. Allora, io penso che dobbiamo rispondere sì alla richiesta che ci viene dall'Europa di cercare i mezzi di trasporto che siano più sostenibili possibili da qui ai prossimi anni, che uniscano sì gli Stati, ma che in qualche modo abbattano le emissioni, abbattano l'impatto ambientale e tolgano quella saturazione che c'è ormai del trasporto su gomma, che è diventata insostenibile, la cosiddetta intermodalità, cioè tolgo le merci e i passeggeri che stanno sulla strada e li trasferisco sulla ferrovia. Perché la ferrovia? Perché tra tutti i sistemi di trasporto è quello più ecosostenibile. Perché? Perché dietro al progetto per la TAV c'è tutto un percorso legato all'abbattimento del rumore, legato all'abbattimento dell'uso del suolo, legato all'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica e quant'altro. Allora, togliere passeggeri e merci dalla strada per metterli sulla ferrovia. Questo è un principio europeo ormai chiaro, tant'è che nelle comunicazioni anche dell'ultimo commissario europeo ci sono due impegni fondamentali: aumentare il numero delle ferrovie, addirittura il 63% degli investimenti europei sulle infrastrutture è destinato al sistema ferroviario, e di questo 63% l'83% quando è destinato ai corridoi prioritari. Sulla TAV, e questa è la mia opinione anche legata alla difficoltà che abbiamo in Italia di fare infrastrutture, perché il problema non ce l'abbiamo solo con la TAV, il problema ce l'abbiamo con la terza corsia dell'autostrada, il problema ce l'abbiamo con i nostri porti che non riusciamo a sviluppare, ce l'abbiamo con i nostri fiumi che non riusciamo a rendere navigabili, ce l'abbiamo col fatto che non riusciamo a pensare e costruire le autostrade del mare che eviterebbero sia le ferrovie sia la gomma e quindi diminuirebbero anche il consumo di suolo. Non abbiamo una politica strategica sulle infrastrutture e sui trasporti, però noi abbiamo dato la nostra parola che alcuni corridoi li avremmo fatti, perché lì l'Europa ha deciso di investire, in particolare sul corridoio 5 va da Lisbona a Kiev, passando per il nostro paese. Noi possiamo anche decidere che non ne abbiamo bisogno, l'Europa non farà altro che togliere quei finanziamenti, ma
i soldi che vengono tolti all'Italia verranno dati ad altri paesi, e quel corridoio che adesso taglia l'Italia in questo modo qua verrà semplicemente fatto sopra le Alpi, quindi attraverserà la Spagna, la Francia, la Germania e andrà oltre, quindi semplicemente ci eviteranno. Allora, siccome ho visto qual è lo sviluppo europeo dei prossimi anni sui trasporti e sulla logistica, mi chiedo se è opportuno che un paese come il nostro, che è naturalmente una piattaforma logistica incuneata nel Mediterraneo, meriti di perdere l'opportunità di essere stabilmente in Europa per quanto riguarda il trasporto dei merci e dei passeggeri. Se devo fare una scelta, dico che voglio i corridoi europei che passino per l'Italia. Naturalmente voglio un modo diverso però con cui vengono costruiti sul territorio progetti così impattanti. Allora mi chiedo, perché in Francia l'hanno fatto il pezzo del corridoio 5 che qui in Italia non riescono a fare? Per due motivi. Il primo, come dire, di partecipazione. Noi facciamo i progetti e poi apriamo la partecipazione delle comunità territoriali portando i progetti già fatti belli e pronti e semplicemente impegnandoci a spiegarli alle nostre comunità territoriali. In Francia fanno il cosiddetto débat public, cioè il progetto viene costruito quotidianamente, tutto il giorno, insieme alle comunità territoriali, quindi non esiste un progetto che poi viene presentato, ma il progetto viene fatto dall'inizio, dalla base, tant'è che tu eviti degli errori incredibili che scopri esserci in alcuni progetti italiani, dove quando vai a presentarlo alle comunità territoriali ti spiegano che quello che pensavi che era un monte era un fiume, che quello che pensavi che avrebbe evitato di abbattere 6 case ne abbatte 30 da un'altra parte, eccetera eccetera. Perché? Perché non stavi lì fisicamente, non sei presente sul territorio e non conosci la comunità come la conoscono gli altri. Poi c'è un problema burocratico. In Francia per fare un chilometro di TAV si chiede un'autorizzazione e mezzo. In Italia per fare un chilometro di TAV si chiedono 26 autorizzazioni a 11 enti diversi. Quindi c'è anche un problema proprio pratico di realizzazione delle infrastrutture. Quindi io dico con chiarezza che il Partito Democratico si è impegnato fin dall'inizio a dire di sì ad alcune grandi infrastrutture. Una di queste non è certo il ponte sullo stretto di Messina, tanto per essere chiari. Sto parlando di infrastrutture vere, quindi la terza corsia dell'autostrada per esempio a 4, il corridoio Adriatico-Baltico che collegherà Bologna a Danzica, passando per Trieste e quindi ci porta anche verso est, e il corridoio 5, che è quello di cui abbiamo parlato finora. Cosa sta succedendo però? Che i ritardi accumulati, l'incapacità di governare il sistema e il fatto che non sembriamo davvero convinti di farlo faranno sì che ad autunno, quando verrà fatta la revisione dei corridoi europei, probabilmente si dirà all'Italia che una bella quota dei finanziamenti europei che erano stati concessi all'Italia per la realizzazione di queste infrastrutture, l'Europa se le riprenderà. E funziona così. Nel progetto il 30% ce li mette di soldi l'Europa, il resto ce lo mette lo Stato nazionale. Nella realizzazione del lavoro il 50% ce lo mette l'Europa, il 50% ce lo mette lo Stato nazionale. Ma se tu parti già sul presupposto che quello che ci aveva messo l'Europa, l'Europa se lo riprende, sarà ben difficile che l'Italia riesca a mettere la differenza. La mia preoccupazione quindi è che ci stiamo, che c'è una tensione sociale forte, avrete letto anche oggi i giornali, che c'è un'incapacità del governo, di questo governo, di farsi carico di una decisione difficile ma che va governata insieme alle amministrazioni locali, mettendoci la faccia sul territorio e non mandandoci l'esercito per esempio, ma mandando lì la politica che spieghi le scelte che sta facendo e dialoghi con le comunità territoriali, perché solo dal dialogo con le comunità territoriali può nascere il consenso su un'infrastruttura. Se poi dopo chiedete a me il parere, che non può essere tecnico, sul tracciato della Val di Susa, per intenderci, quello più, ma voi conoscete quello della Val di Susa, io vi potrei raccontare che noi abbiamo un problema in Veneto, perché mentre il Friuli Venezia Giulia ha già preparato tutto il suo tracciato e ce l'ha pronto ed ha risolto alcune criticità, il Veneto, che l'aveva fatto facendolo correre accanto all'autostrada, che è la cosa più semplice, c'è già l'autostrada, fai correre la ferrovia accanto all'autostrada, che è il sistema anche più europeo, ha cambiato idea, perché c'è un assessore che ha deciso che bisogna far passare l'alta velocità sulla litoranea, in modo che tu hai l'alta velocità che fa Bibione, Caorlo, Iesi, che è esattamente, no, il concetto dell'alta velocità, cioè tante piccole fermate per portarci i turisti. Beh,
finché saremo nelle mani di questa politica qua, noi perdiamo le infrastrutture, perdiamo la capacità di stare in Europa, ma soprattutto perdiamo quella crescita e quello sviluppo che sulle infrastrutture è fondamentale. Andatevi a guardare la Polonia, perché la Polonia ci ha superato e cresce, sta investendo sulle infrastrutture, su un sistema dei trasporti ecosostenibile, sulla capacità di trasportare merci in tutto il mondo, compresa la Russia che sta là vicino. Noi sì e no le porteremo, forse, dico forse, riusciremo a portarle da regione a regione, forse. Allora, facciamo una scelta, facciamo meno delle infrastrutture, bene, allora facciamo però meno anche delle aziende, perché a questo punto, quando il corridoio 5 ci passerà sopra, un'azienda che vuole produrre andrà semplicemente a mettere la sede legale nel punto dove è più semplice trasportare, perché produrre un bene in Italia costerà nel trasporto troppo che andarlo a produrre da un'altra parte. È una scelta, si può anche fare questa qui, però facciamola in fretta, non teniamo in 20 anni in piedi la realizzazione di un'infrastruttura per la quale adesso ci stiamo massacrando socialmente e che forse domani non vedrà neppure mai la luce. Allora iniziamo a ragionare forse se non dobbiamo fare altro, tipo rivedere i nostri porti, capire se questi porti servono davvero oppure no e fare delle scelte. Se non facciamo delle scelte strategiche, noi non teniamo in piedi tutto il paese, se non facciamo delle scelte strategiche, per esempio sulla portualità, e quindi decidiamo che bisogna dare i soldi a Trieste, ma allora si incavola Gioia Tauro e bisogna darli anche a Gioia Tauro, allora si incavola Spezia e allora bisogna darle anche a Spezia, allora si incavola Savona e bisogna darle anche a Savona. Non funziona così, funziona che tu hai una regia che decide strategicamente dove sono i porti più importanti, quali sono le infrastrutture che in questo momento investi come prioritarie e la scelta che fai di politica industriale. Per fare tutto questo vuol dire che tu hai un governo e un sistema paese. Noi non abbiamo il governo e purtroppo abbiamo perso tanti anni fa anche il sistema paese. O ritorniamo su quelle direttrici, oppure noi possiamo tranquillamente rinunciare a tutte le grandi infrastrutture, ma allora rinunciamo anche ad essere un paese che produce. Possiamo anche farlo, puntiamo sul turismo. Però vi faccio un piccolo esempio, vogliamo puntare sulle crociere? Bene, perché ci siano le crociere ci vuole un aeroporto e delle strade comode e delle ferrovie da far venire le persone da tutto un pezzo di Europa che vuoi in qualche modo intercettare. Ma se decidiamo di non avere le infrastrutture, allora decidiamo pure di non fare turismo da crociera. Insomma, era un esempio, però facciamo le scelte, perché così come siamo ci stiamo soltanto distruggendo dal punto di vista sociale. C'è un argomento che non è stato toccato e che probabilmente può interessare molte persone al di là del nostro elettorato. È un argomento che ha reso celebre il nostro segretario nazionale quando era ministro, cioè le liberalizzazioni. Queste liberalizzazioni, secondo me, dovrebbero avere influenza sia sull'occupazione che anche sulla questione della corruzione, che è purtroppo di attualità. Quindi mi piacerebbe che fosse sviluppato non solo quelle cose di cui si è parlato recentemente, quelle degli avvocati e dei notai, ma anche benzinai, tassisti e farmacisti e quant'altro. Ecco, grazie. No, io, attenzione, ci servono tutti gli elettori, attenzione. No, io rispondo magari su una liberalizzazione e poi do la parola a Lorenzo, anche perché noi abbiamo fatto un programma di 41 liberalizzazioni che vanno dai trasporti alle licenze, passando per le attività commerciali, gli ordini professionali, quindi da quel punto di vista le idee chiare ce l'abbiamo anche abbastanza. Io vi racconto la liberalizzazione del sistema ferroviario, se posso, in Europa, perché in questo momento sono la relatrice del recast ferroviario, cioè la revisione di tutta la legislazione europea del sistema ferroviario, che ha un difetto, cioè nasce nel 2001, si crea un pacchetto ferroviario e poi si scopre che nei paesi c'è una situazione un po' strana. Tu hai le infrastrutture, per intenderci volgarmente il binario, che è pubblico, nel nostro caso si chiama FS, e hai però in molti paesi, compreso il nostro, le cosiddette società storiche dominanti.
Quando la società storica dominante che fa il servizio, Trenitalia, RFI eccetera, è nelle mani dello stesso soggetto che ha l'infrastruttura, è difficile che tu riesca ad aprire il mercato, ed è esattamente quello che sta succedendo in questo paese. Cioè il Ferrovie dello Stato decide che ha bisogno di liberare, anche per tagliare, tornare a fare utili eccetera, per esempio il cargo, chiude su 152 stazioni commerciali, ne chiude 129, ma non c'è qualcuno che è subentrato a quella società per occuparsi del servizio. Che significa? Significa che noi in questo caso qui abbiamo in Europa il sistema del trasporto merci che è liberalizzato dal 2007, ma che lo è solo sulla carta, perché ci sono situazioni in molti stati, nostro uno di quelli, dove questa situazione qui di mancanza delle regole certe crea, impedisce la liberalizzazione, cioè l'apertura del mercato, che poi significa più occupazione, più servizi, più operatori, naturalmente anche delle regole da rispettare, perché non vorrei che si confondesse la liberalizzazione con la privatizzazione, che è un'altra roba. La liberalizzazione parte dal presupposto che un soggetto pubblico resta. Chi ha l'infrastruttura è pubblico e deve rimanere pubblico, ma gli operatori del servizio che stanno sull'infrastruttura, quelli possono essere anche più soggetti diversi, anche privati. Io credo che il sistema di liberalizzazione possa funzionare, ma solo se ha delle regole certe e chiare, c'è il controllo dell'applicazione di quelle regole. Se viene lasciato al mercato, molto spesso si trasforma in una volgare, dico volgare, ma non nel senso, diciamo, deteriore, ma nel senso di come proprio non è liberalizzazione, una semplice privatizzazione, cioè quello che avevo lo metto sul mercato, il primo che capita se lo prende. Ecco, non può funzionare così, e dove ha funzionato così abbiamo visto che non sempre il risultato è stato positivo. Rispetto a questo, avere un partito che crede nella liberalizzazione credo che sia fondamentale, perché dall'altra parte c'è chi crede nel liberismo, che è un'altra cosa, che finora ha dato dei risultati, se vogliamo, anche abbastanza negativi, che sono sotto gli occhi di tutti. Una cosa poi la ricordava anche prima Lorenzo, a me piace citare il presidente dell'Ordine dei Commercialisti Italiani, no? Perché voglio dire, fuori da ogni diffidenza, non è PD, è il presidente dell'Ordine dei Commercialisti Italiani, il quale ha scritto un libro. La prima frase di quel libro è: in Italia conviene possedere e non lavorare, perché lui da commercialista ti dice che tutte le tasse stanno sul lavoro e non stanno sul possesso, no? Perché faccio questo discorso qui? Perché se tu vuoi entrare nell'ottica di liberalizzazioni, di un'apertura del mercato, se non parti dal presupposto che trasferisci le tasse dal lavoro sul capitale, tu non sblocchi questo paese qui, non lo sblocchi. Stamattina ero ad un'iniziativa, c'era un giovane economista che ha fatto una proposta provocatoria, ma guardate, puntuale. Allora ragioniamo se è provocatorio o se si può applicare. In Italia ci sono 32 milioni di immobili, perché noi siamo un paese che in stragrande maggioranza è proprietario della casa, insomma. 32 milioni di immobili, lui ha calcolato che se noi chiediamo per un anno o due 30 euro al mese ai proprietari di questi 32 milioni di immobili, quindi per il periodo della crisi, due anni, tagliamo le tasse sulle buste paga fino alla metà, che significa che per due anni tu hai stipendi che sono notevolmente superiori a quello che è il netto attuale di una busta paga. Allora, attenzione, perché è un problema culturale. Prima di tutto stai dicendo agli italiani che gli metti una tassa sul patrimonio, no? Secondo, gli stai dicendo pure che sei pronto a mettere più soldi in mano ai lavoratori perché consumino e quindi acquistino dei beni. Le tasse tornano comunque allo Stato sotto forma dell'IVA. Insomma, è una proposta, no? È un'idea, però è culturale, vuol dire che tu cambi completamente la visione che hai dato finora del paese. Un partito progressista e riformista come il nostro deve iniziare ad interrogarsi su queste proposte qui, saranno pure provocatorie, ma intanto una proposta chiara c'è. Decidiamo se siamo quelli che vogliono investire su quelle proposte oppure semplicemente attendere gli eventi. Io credo che abbiamo dato segnali positivi in questo senso, siamo quelli che non aspettano gli eventi. Bene, siamo in conclusione. Io ringrazio tutti quanti voi che avete partecipato e avete sentito i nostri due segretari regionali. Volevo ringraziare, non l'ho fatto prima, lo faccio adesso, il Partito Democratico di Sanremo e i suoi tre circoli, il segretario cittadino Mario Robaldo.
insomma, per l'organizzazione di questi giorni, insomma, molto, molto piena. Adesso c'è una piccola sorpresa che facciamo. Non è un test per Deborah, chiamo Leo Faraldi, segretario provinciale del partito, che ha da fare una comunicazione. Sì, Mario, vieni Mario, Alessandro, venite tutti, perché stasera è una sorpresa, ma anche in qualche modo anche abbastanza, come dire, culturale. Giriamo un pochino. Allora, noi abbiamo una situazione in provincia, abbiamo Andrea Gorlero che fa il consigliere comunale a Sanremo, è capogruppo, e il consigliere provinciale. E sono in ordine di apparizione, nel senso che il primo dei non eletti è lui e il secondo dei non eletti è Alessandro Lanteri, che ha appena finito di fare il responsabile dei giovani democratici provinciale, che è di Sanremo. Almeno adottato a Sanremo, cuoce le patate. E che cuoce le patate in cucina. Allora, Andrea ha dato una disponibilità un po' di tempo fa, maturata, e adesso gliela faccio annunciare direttamente a lui, perché non è una cosa che si vede assolutamente tutti i giorni, è una cosa importante, perché vabbè, lo dico dopo, perché sennò la sorpresa finisce lì. No, diciamo che non è un'iniziativa solo mia, nel senso che è mia perché è attraverso di me, però è un modo di concepire la politica da parte del Partito Democratico. Noi riteniamo, questa sera che si è parlato di rinnovamento, ci sembra simpatico fare questo annuncio in occasione della venuta a Sanremo della Deborah, che è sicuramente uno degli emblemi del rinnovamento del Partito Democratico. E allora, se parliamo di rinnovamento nel modo di fare politica, io sono uno che credo che sia giusto anche tenere conto degli anziani, ma è giusto lanciare i giovani in politica. E allora, visto che abbiamo un giovane che può entrare in consiglio provinciale, abbiamo ritenuto tutti insieme che fosse giusto che io mi dimettessi da consigliere provinciale, mantenendo ovviamente la carica, anche se qualcuno dice ma sarebbe venuto il momento che te ne andassi anche da consigliere comunale, ma io questa situazione non gliela do, e a questo punto, con le mie dimissioni, potrebbe entrare, dico potrebbe perché a questo punto ci sarà poi un'altra questione, potrebbe entrare Alessandro Lanteri. Ecco. Però un momento, però questa operazione non si potrebbe fare se non ci fosse un gesto di generosità da parte di un nostro altro amico, che è il primo dei non eletti, che essendo un po' più attempato gli abbiamo detto non era il caso perché volevamo un rinnovamento più radicale. E a questo punto passo la parola a Oliviero, perché essendo il primo degli eletti bisogna vedere se lui ci crea questo intoppo, perché se io mi dimetto entra lui e allora tutta la sorpresa va a farsi benedire. Bene, io mi presento, io sono Oliviero Olivieri e diciamo che rivestivo un po' un ruolo curioso, perché ero il primo dei non eletti in provincia e il primo dei non eletti in comune di Imperia. Ho avuto la fortuna di trovare davanti a me un consigliere che è il consigliere Sergio Barbagallo, che si è dimesso a sua volta, era consigliere in comune in provincia, si è dimesso dal comune, mi ha dato la possibilità di vivere un'esperienza amministrativa molto importante per quanto mi riguarda. Io mi reputo giovane, ho 40 anni, quindi credo di essere ancora abbastanza giovane. Però mi trovo adesso nella situazione di poter decidere se andare in provincia oppure lasciare questa possibilità ad Alessandro. Alessandro lo conoscete tutti, è un ragazzo molto in gamba, si è sempre speso molto per il Partito Democratico, dal mio punto di vista merita questa occasione, merita perché per molteplici motivi, consigliere di circolo, forse del più grosso circolo della provincia di Imperia, ex segretario dei Giovani Democratici, e poi se io sono il primo dei non eletti, lui è il secondo dei non eletti, ha preso una barcata di voti, quindi se lo merita perché se l'è guadagnato sul campo. Quindi io rinuncio in favore di Alessandro. Vabbè. Io ringrazio, ovviamente è stata una sorpresa per me questa sera, mi hanno strappato dalla friggitrice, mi hanno raccontato questa bella notizia. Io ringrazio tantissimo a questo punto Andrea e Oliviero, e sono veramente in obbligo nei loro confronti.
E beh, appena toccherà cominceremo a saccagnare la giunta Sappa, giusta, cioè, come si merita. La prima cosa che gli creerò sicuramente, essendo il terzo lantiere in consiglio provinciale, qualche casino con le omonimie glielo creo di sicuro, senza fare niente. Poi cercherò di impegnarmi a fare dell'altro. Grazie ancora a tutti e diamoci sotto tutti. Saluto a tutti. Ma niente, io anche perché il clima l'hai creato anche. Sono contento di questa situazione perché è un po' che stavamo dietro anche a questo, quindi è un esempio della crescita del partito, è un esempio che tra di noi sta crescendo anche la stima e quindi di conseguenza questo non potrà portare che beneficio alla nostra città e poi alla nostra provincia e al partito stesso. Io chiudo lì perché ci siamo già diventati lunghi. E quindi niente, saluto anche tutta la gente che sta mangiando. Come ieri sera vorrei ringraziare in particolare lo staff della cucina e farle un applauso da chi sta mangiando, perché so che si mangia bene, quindi è grazie a loro. E niente, buon divertimento, adesso l'orchestra inizierà a suonare, quindi chi vuole può iniziare a ballare, toglieremo le sedie. Quindi buona serata a tutti.